Eccoci, eccoci amici, siamo con Paola Rosina, titolare della cantina La Mesma, che declina tutte le possibilità del Gavi, cioè la lavorazione delle uve in tutte le sue meraviglie. Esatto. E chiediamo a lei stessa di descrivercele. Allora, partiamo da un dato di fatto molto semplice. Tutto il Gavi è fatto con uve cortese. Esatto. Quindi un Gavi è cortese 100%. Oh. È un'uva tipica di questa zona, certo, del Basso Piemonte, che solo qui però prende il nome di Gavi, lo stesso nome del paese. Che però poi si veste in tante maniere differenti, vero? Esatto. Noi coltiviamo solo cortese e lo facciamo in molti modi. Possiamo partire da un classico fermo, in questo caso è un Gavi del comune di Gavi, cosa che devo dire più o meno facciamo tutti i produttori, con la stessa ricerca di qualità, quindi un vino fermo, secco, con una bellissima mineralità e un naso molto piacevole. È vero, i profumi del Gavi sono straordinari. Del Gavi. E poi mi piaceva l'idea del vino da merenda, diceva lei, il Gavi frizzante, no? È il Gavi frizzante. Abbiamo ripreso quello che era una tipologia antica, se vogliamo, cioè usare il cortese come vino da mangiare con la focaccia, perché veniva bevuto a Genova. Giusto, i cavalli del porto, vero, e i muratori bevevano un Gavi frizzante perché era piacevole, più leggero, con la focaccia. E poi una bollicina, diciamo, più nobile, una o comunque più strutturata. Classico, un metodo classico che sta, prego prego, chiediamo al rappresentante dell'AIS di servircele un pochino per questo brindisi in diretta. Eccoci qua, grazie, aspettiamo per salutare l'Associazione Italiana Sommelier, che è sempre presente in queste manifestazioni, grazie. Signora, salute, cin, quanti mesi sui lieviti? Quasi sei anni sui lieviti, parliamo di 50 mesi. Salute, viva Gavi!